continua la maratona di solidarietà da parte di tanti che hanno preso a cuore la storia del piccolo Gabriele di 20 mesi affetto da una rara malattia. Anche il comune di Castellabate, nella persona del sindaco Costabile Spinelli, sostiene l'iniziativa dell'ADMO e dell'AVIS, che si svolgerà sabato 22 giugno in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli dalle 8 alle 12, dove si potrà fare il test di tipizzazione. Il primo cittadino ha lanciato un messaggio attraverso un video per sensibilizzare i cittadini di Castellabate che hanno un'età compresa tra i 18 e i 35 anni a recarsi ad Agropoli per sostenere Gabriele e quanti necessitano di un trapianto del midollo osseo o di sangue. Cari amici, buongiorno. Ricorderete qualche anno fa la storia di Emanuele Scifo, ragazzo affetto da grave malattia, per la quale c'era bisogno di un intervento chirurgico da sostenere oltreoceano negli Stati Uniti. In quell'occasione ci fu una grande gara di solidarietà con raccolta fondi e con sostegno da tutte le comunità del Cilento. Anche qui a Castellabate, in quell'occasione, grazie al forum, grazie alle altre associazioni, alle tante associazioni, ai volontari, scattò questa gara che ci consentì di mettere insieme 9.350 euro che destinammo a questa causa di Emanuele. Oggi siamo chiamati ad un'altra gesto nobile, o un'altra gara di solidarietà. La solidarietà riguarda il piccolo Gabri, bimbo di meno di 2 anni, affetto da grave malattia. Gabri è un bimbo nato da parto gemellare, la sorella sta bene, lui affetto da questa malattia. Pensate che questa malattia, ci sono 20 casi registrati nel mondo, lui è il primo in Italia, quindi l'unico caso in Italia. Ha bisogno di un trapianto di midollo osseo. E in questo momento è partita questa gara, questa ricerca del gemello genetico, cioè ossia della persona che può donare il midollo osseo al piccolo Gabri. Quindi l'appello che rivolgo oggi a tutti voi è quello di contribuire a questa ricerca, alla ricerca del gemello genetico del piccolo Gabri. Per fare questo basta fare una cosa molto semplice, per fare questo sarà presente sabato 22 dalle 8 alle 12 in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, grazie all'associazione donatori midollo osseo della Campania, un camper. Il gesto da fare è un gesto semplicissimo, si tratta di un prelievo salivare che consentirà di capire la compatibilità del donatore per il midollo del piccolo Gabri. Avremo fatto 2 cose importanti: uno, contribuito appunto alla ricerca del gemello genetico che magari è in mezzo a noi, e 2, arricchito un database nazionale di potenziali donatori per altri casi come questo di questo nostro piccolo eroe. È un gesto nobile, è un gesto di grande civiltà al quale io vi chiedo di aderire. Grazie a tutti e grazie a tutti coloro che parteciperanno a questa gara di solidarietà.